Allora, naturalmente voglio, come ho fatto anche in diverse sedi istituzionali, confermare il trend di investimenti in termini di manutenzione, perché questo è un aspetto importante sulla 106. Voi pensate che sulle strade calabresi dal 2017-2018 siamo passati da 15 milioni di euro di manutenzione, quindi interventi che vanno a implementare naturalmente la sicurezza, e buona parte di questi interventi sono sulla 106, da 15 milioni a 38 milioni di euro di manutenzione. Quindi un salto in avanti importante in termini di manutenzione, che serve naturalmente a rendere i nostri cittadini più sicuri sulla 106, e serve a recuperare su un'infrastruttura che è particolarmente datata, serve naturalmente a recuperare un gap di manutenzione che abbiamo accumulato negli anni. Da sottolineare anche il metodo: questi interventi vengono dopo un confronto anche con le associazioni e i territori, i comuni? Allora, io più volte ho fatto naturalmente un sopralluogo, un viaggio, no, sulla 106 insieme ai sindaci, e da ogni sindaco abbiamo naturalmente acquisito le esigenze, le necessità di opere che devono essere inserite nella programmazione, e abbiamo fatto anche un lungo confronto in questi due anni con le associazioni, quindi anche un'attività che parte dal basso, no? Che parte dal basso, viene poi verificata da ANAS e inserita nei casi importanti, nei casi necessari, all'interno degli strumenti di pianificazione. Beh, innanzitutto il confronto per esistere ha bisogno di due persone che si parlano, e quindi l'associazione in realtà da sempre ha voluto parlare con ANAS, ma non sempre è stata ascoltata. Da un anno e mezzo c'è una nuova dirigenza che è rappresentata dal capo area, l'ingegnere Ferrara, e dal capo compartimentale Molatori, che, ringraziando a Dio, non solo ci ascoltano, ma oltre ad ascoltarci poi ricevono quello che gli diciamo e intervengono, e questo sta portando sicuramente ad interventi significativi. Noi quest'anno festeggiamo, lo dico con ironia ma anche con un briciolo di soddisfazione, noi festeggiamo il primo anno nella quale la 106 non è inclusa tra le strade più pericolose d'Italia. Questo è frutto di questi interventi di messa in sicurezza che hanno migliorato non poco, appunto, il livello e lo standard di sicurezza stradale di questa strada. Poi però c'è il problema grosso delle vittime: 106 negli ultimi 5 anni, 24 qui in provincia di Catanzaro, di questi 24 il 50% nella stagione estiva, quando la 106 si congestiona e diventa una strada inadatta a gestire gli attuali volumi di traffico. Su questo non ci sono alternative, serve l'ammodernamento della 106, servono soldi, serve l'infrastrutturazione che aspettiamo da un secolo. Questa è la nostra battaglia, e io spero che tutti, nessuno escluso, dalle forze politiche, i cittadini, alle associazioni esemplari come la FIDAPA di Catanzaro, che questa sera ha organizzato una magnifica iniziativa, ci diano una mano.